Voi che avete avuto la fortuna di vedere in anteprima i primi due episodi, avete scoperto che Jenny, adesso per dire una cosa assurda, è risorto, ma così come una fenice risorge dalle sue ceneri, e vedrete un Jenny diverso, penso l'abbiate intuito, sarà un Jenny molto più riflessivo, un Jenny che già nella prima stagione aveva dimostrato di sapersi adattare a tutte le circostanze, a tutte le situazioni che gli si paravano davanti, quindi io lo definisco un Jenny 3.0. Io sono contentissimo perché ho avuto la fortuna di poter rifiutare tante cose brutte, tante cose che non mi piacevano, e sono riuscito a partecipare a progetti come Gigrobot, come quello di Zeta, che sono innovativi per il panorama cinematografico italiano e hanno dato a me la possibilità di sperimentare cose nuove e di creare cose nuove. Sì, è abbastanza complicato, diciamo così, perché Jenny Savastano non è un personaggio facile, però allo stesso tempo credo di avere la preparazione per poter scindere il Salvatore Esposito umano e il Jenny Savastano essere diabolico. Ma spero poco in realtà, anche perché si tratta di Jenny, che è una persona completamente priva di sentimenti, priva di amore, che fonda tutto sull'odio, sul male. Quindi io spero di avere zero cose in comune con Jenny. È stato un riscatto perché in un certo senso ho avuto alle spalle una famiglia forte che ha cercato sempre di tutelarmi e di farmi conoscere quello che è il bene e il male. Poi è vero che ho scelto io, ma ho avuto questa fortuna. Spesso tanti ragazzi della periferia, ma di Napoli, di Milano, di Roma, di New York, di Parigi, non hanno questa fortuna e quindi vengono attratti facilmente dal male che ha i soldi facili, che ha tra virgolette una speranza di bella vita, ma così come avete visto in Gomorra, nessuno di loro ha una bella vita.